tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Genshin Impact. Buon mercoledì a tutti. Ebbene sì, è arrivato l'aggiornamento 2.3 di Genshin, che aggiunge un sacco di cose, tra cui un nuovo dominio e un nuovo boss e ovviamente tanti eventi, tante missioni che si possono fare. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è il nuovo dominio. Come vedete siamo qui, aspettate, adesso vi faccio vedere la mappa appena mi libero di questi qui, che rompono le scatoline. Tanto non dovrei metterci un sacco, quasi finito, vabbè, tac. Perfetto, no, non volevo aprire per cucinare, volevo raccogliere tutto il drop, tutto il loot, ok. Siamo qui a, come cavolo si chiama, a Serai Island, pardon. Basta teletrasportarsi qui e scendere, così come vi ho fatto vedere, e potete sbloccare il nuovo dominio. Eccolo qui, lo sblocchiamo insieme. Ecco fatto, vediamo un po' che cosa ci fornisce. In teoria un nuovo set di artefatti. Ecco, questo è il primo e questo è il secondo. Molto bene, molto bene. Prima o poi farò anche il giro di tutti i domini. Poi, altra cosa, c'è stato l'aggiornamento, quindi ci hanno inviato la mail con le 600 primo gems, ovvero 300 di qua e 300 di qua, che non ci fanno per niente schifo, ok? Allora, è stato aggiunto anche un nuovo boss di zona, che è questo qui, il Golden Wolford. Peccato, io pensavo e speravo fosse un altro boss settimanale, invece non lo è. Lo andremo a provare a vedere più avanti, ok? Il giro di boss ormai li ho cominciati, per quello vi ho fatto vedere, ad esempio, l'ultima volta o la penultima volta, lo Storm Terror, che è un boss settimanale. Poi vi farò vedere anche tutti gli altri boss, sia settimanali che non, che ci sono in giro per la mappa. Ok. Cos'altro abbiamo? Ah sì, perfetto. Voglio prima di tutto fare l'ascensione di Toma da 70 all'80. Paffete, eccolo qui. Perché voglio questo. Voglio questa summon per averne 10 normali. Poi ho portato su anche Albedo all'86 e ho fatto il suo primo talento al 10, e devo dire che è tanta roba, anche se non ha ancora gli artefatti, direi che non è messo poi così male. Poi qua anche con Bennett sono vicino alla sua ultima ascensione, e te la faccio oggi nel pomeriggio. Bene, allora. Qui abbiamo visto il nuovo aggiornamento, le story quest, quelle degli hangout. Abbiamo qui Beidou, che possiamo... Ho le chiavi in teoria. Dovrei poterli già prendere, esatto. Ecco fatto. Quindi ho preso quello di Goru e prendo anche quello di... Ah, ok, aspetta, adesso sì, posso farlo. Prendo quello di Beidou. Qua dopo si possono iniziare, io sono... soltanto a 3 di Bennett, ve li faccio anche vedere volentieri. Non mi sono più dedicato a questa attività perché fondamentalmente me ne dimentico, però ecco, funzionano così, sono molto carini. Questa è una delle novità, nuova missione, come vedete qua, World Quest. Aspetta, dove c'è? Eccola qua, World Quest. E altre missioni o mie che sono venute fuori o comunque cose nuove da fare. Si è riaggiornato il Battle Pass, quindi abbiamo di nuovo tutto disponibile da fare, eccetera, come al solito, quindi non cambia niente. Sul libro qui in alto possiamo vedere il nuovo dominio, che prima stava qua sotto, esatto, eccolo qui. Ma possiamo vedere anche il nuovo nemico, che eccolo qui, è all'83 per me, ed è questo. Ti dice anche dov'è, quanto costa e cosa droppa, così come vederlo nella mappa, ok? Ah sì, andiamo agli eventi, alle novità. Allora, gli hangouts li abbiamo detti, il nuovo boss li abbiamo detti, cioè lo abbiamo detto perché è uno solo, ma ora parliamo del nuovo banner, dei nuovi personaggi che concorrono e che si possono provare. Allora, Rosaria ce l'ho, quindi non ve lo faccio neanche vedere, Bennett nemmeno,
tantomeno vi faccio vedere Albedo, ma vi faccio vedere o rivedere Eula. Perché questo giro la MiHoYo nella versione 2.3 ha deciso di mettere due banner di 5 stelle, ok, con gli stessi 4 stelle che concorrono insieme. Ok, questa è Eula, vi faccio vedere anche il suo bellissimo spadone che attualmente è disponibile come banner army. Gli artefatti che monta, un Pale Flame, full tra l'altro. Nessuna costellazione, talenti all'otto e questo è il suo profilo. Molto bene, direi di cominciare. Cominciamo con Lisa perché tanto dopo non la userò. Ok, perché non mi piace Lisa sinceramente. Però Eula non è affatto male, ha un physical damage molto alto. Infatti le sue build sono di solito incentrate su quello, come potete vedere. Non se la cava affatto male a infliggere danni normali. Siamo arrivati a 8.000, 6.000, 9.000 il colpo. Guardate, quasi 9.000 di nuovo. Cioè, è molto forte sotto questo punto di vista. Non è difficile da utilizzare, non ha una build difficile, almeno mi pare a me, sinceramente non sono andato a controllare. Non è nemmeno troppo lenta, anzi direi che ci può stare tutta e per i danni che fa è ottima. Come personaggio a me non piace, non interessa, quindi non andrò a pullare per lei in alcun caso. Lo stesso non pullerò nemmeno per Albedo perché ce l'ho già, non mi interessa al momento avere un Albedo C1, C2 o quello che è. Perché sto aspettando dei personaggi che dovrebbero arrivare col prossimo banner o tra un banner o due e voglio essere certo assolutamente di portarmeli a casa entrambi. Ovvero Goru, che è il nuovo 4 stelle arciere Geo, e Itto, un altro 5 stelle con lo spadone di tipo Geo. Se non vado errato dovrebbero uscire insieme nello stesso banner, tra un poco insomma, quindi spero di portarmeli a casa entrambi. Allora vi faccio vedere appunto i banner, c'è quello di Albedo, Rosaria, Noel, Bennett e anche Eula con Rosaria, Noel, Bennett. Come potete vedere cambiano solo i 5 stelle, che l'abbiano fatto perché all'anniversario non hanno fatto un granché, quindi hanno detto ma sì dai facciamo un rerun di 2 5 stelle, o perché magari non hanno aggiunto nuovi 5 stelle ultimamente, no, non c'è dato sapere, ma siamo molto felici comunque di poter pullare per 2 5 stelle contemporaneamente. Tra l'altro, se non vado errato, se voi pullate per Albedo e arrivate al PT, ok, di qua, sarete comunque al PT anche dal lato di qua, perché alla fine vanno sempre sullo stesso. Vedete, attack, questo è quello là, e qua c'è l'altro, vedete che quello che ho evocato è lo stesso. Ok, se invece andiamo sulle armi abbiamo appunto le 2 5 stelle e anche alcune nuove 4 stelle, se non vado errato quest'arco e questo libro che è davvero figo. Il libro è davvero figo, anche l'arco mi piace, ma questo libro mi piace particolarmente. Bene, allora siamo qui, facciamo una pull da 10, anche perché dovremmo in teoria avvicinarci alla possibilità di trovare un 5 stelle nel banner di base. Vediamo se abbiamo un po' di fortuna, altrimenti alla prossima. Via! Incrociamo le dita. E no, 4 stelle, nessun 5 stelle. Proveremo la prossima volta. Ora andiamo a vedere quale 4 stelle abbiamo. Personaggio o arma? Fate il vostro gioco, signori. Scrivetemelo nei commenti e ditemi se trovo un personaggio o un'arma 4 stelle. Io vorrei un personaggio, però anche un'arma non mi farebbe schifo, a patto che non sia un arco. Potenziano l'arco di Tartaglia, il resto è sicuramente uno schifo. Sì, infatti, tutte 3 stelle, l'unico arco 4 stelle. Vabbè, per carità, insomma, ci ho guadagnato queste qua che mi servono poi per comprare appunto le summon, come vi ho già detto un sacco di tempo fa. Queste qui appena tra 6-7 giorni si rifullano, così da poter comprare appunto
le salmone e averne ancora di più. Dovrei riuscire ad accumularne parecchie grazie anche agli eventi e alle cose che si possono fare. Cos'altro? Andiamo a dare un'occhiata. Allora, vi faccio vedere che intanto potenziamo il Rust. Quindi, rifiniamolo, sbloccalo e vai. Potenziamo il Rust al rank 4, molto bene. Così abbiamo potenziato anche il nostro Tartaglia. E ho sostituito la Skyward Spine con la Staff of Homa e l'ho portata a livello 90. Poi ho fatto 20 livelli così a caso al LG, come cavolo, for the end, LG for the end, LG for the end. Boh, vabbè, lasciamo perdere la mia pronuncia in inglese. E questo è quanto. Le armi qui le avevo già fatte vedere. Cos'altro c'è? Ho sostituito qualche artefatto qua e là, ma niente di. Ad esempio il fiore qui di Xiao. E dovrebbe essere leggermente meglio di quello che avevo prima. Sto pensando, man mano che penso, guardo. Ho ottenuto anche il nuovo gadget, l'ho usato nell'ultima isola, funziona ed è utile, ci sono un sacco di cose da trovare. Cos'altro? Cos'altro? Oggetti di missioni. Ah, sì, mi è venuto in mente. Tra l'altro, anche nella Serenity Pot ci sono tantissime novità di arredamenti che si possono realizzare grazie alle nuove isole. Ad esempio, nell'ultima isola ci sono un sacco, veramente un sacco di forzieri che si sbloccano ogni tot giorni sui luoghi, ogni volta che fate delle missioni. Insomma, sono un po' strani come forzieri. E all'interno tengono un blueprint di un arredamento. Molto carino metterli in questa maniera. Certo, bisogna esplorare di più e provarseli e poi realizzarli. Allora, vediamo, facciamo l'ultima cosa, se riesco, esatto, a offrire tutto. No. For dispersion, ma davvero? Stai scherzando? Quindi vogliono aggiungere altra roba? Già questo messaggio, vedete, me lo dava nell'altro, con l'altra versione. In questo giro io speravo di poter fare un altro paio di livelli, ma a quanto pare non vuole. Chissà perché. Va bene, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visione. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate le notifiche, premete sulla campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Noi ci rivediamo in un nuovo video o in un nuovo episodio della serie di Genshin Impact. Buona settimana a tutti, ciao!